Ottimo, allora, è arrivata anche l'ultima lista. Noi stiamo commentando innanzitutto la finale del torneo del Ferrara Free Soul. Top 8. Top 8, signori, top 8. Prima Lega Modern. Prima Lega Modern di Ferrara, dal 1981 mi dicono. Ma sì, l'altro ieri. Ok, più o meno. E chi abbiamo questa sera? Chi sono gli avversari che stiamo osservando? Di cui vediamo queste belle manine pelose. Abbiamo future match tra Pirani e Garani. Pirani direi a sinistra, sì, dal pelo. E Garani, no, a posto. Perché siamo, di meglio non si può toccare quella telecamera. Quindi Pirani a sinistra e Garani a destra? Esatto. Siamo Pirani sicuri? Con in realtà Ponza, sì, stavo solo creando il disaso. Pirani con Ponza e Garani con Infect. Ok, questo lo diciamo a bassa voce perché è un segreto che l'avversario scoprirà solo all'ultimo questa secondo. Questa qua è quella lista di Garani. Ok. Abbiamo la lista di Garani. Portato di simbolo di Pirexia. Va bene. Allora, sono il rispettivamente il sesto. Terzo, no, secondo della Lega e settimo. Allora, da casa si chiederanno il perché abbiamo scelto di guardare questa partita sulle quattro che ci sono. Perché ci tira il culo, diciamolo. Cioè, nel senso, sono i mazzi che conosciamo. Esatto, no, non conosciamo un cazzo. Tra l'altro diremo, probabilmente, lo premetto, dei nomi di carte a caso. Qui c'è un giudice più esperto di noi che si occuperà di correggerci quando diremo judge, una cazzata. Level. Noi ci limiteremo così. Bacchetta sulle ginocchia. Bacchettata sulle ginocchia. Pallonata sull'inguine. Comunque niente, stanno allora, mescolando con una lentezza. Stanno mescolando, partirà comunque fastidente. Pirani perché è arrivato prima. Okay. In posizione più alta della Lega, sì. Quindi c'è questa regola per tutta la top 8 ci sarà la regola che chi ha chiuso la Lega meglio piazzato inizierà il game 1. Questo è solo game 1? Esatto. E avremo una 3 turni di Svizzera tagliata a 3. Pericolosissima. Tagliata disperata, diceva. Esatto, cos'è che i turni di Svizzera che non ti stavo ci toccando? Sono 3 turni di Svizzera, modello torneo classico, poi la top 4 dei ovviamente i 4 migliori piazzati. E la top 4 sarà con best of 5, quindi alla meglio delle 5. Si sai da dopo il terzo match, direi. Perfetto. Allora vediamo pescata, Garani pescata. E Pirani. Pescata sapida. Io ho lenta, guarda come sono professionale. Meglio che sennò non ci stiamo dietro. Garani addirittura mi fa quasi vedere le carte se sapessi che carte sono. Credo si chiamino Magic. È un gioco di Garfield. Potrebbe essere Keyforge, ma vabbè. Ah, potrebbe essere Keyforge. Ma se diciamo Keyforge durante un torneo di Magic ci sanzionano? Allora, quindi sappiamo che deve partire. Ecco, parte con perché parte tutto? Partito lui? Non lo so, vabbè. Ok, non importa. Vabbè, fa niente. Secondo me è Pirani. Aspetta un secondo. Aspetta. Piro! Fermate la partita. Non deve partire chi è arrivato prima in Lega? Sì, facciamo giù e facciamo le persone in serie. Deve partire Pirani. Sì. Cioè, oh, se poi hai detto di far partire Garani, va bene. Sinceramente non mi ricordavo, però continuiamo così. Ok, va bene. L'avversario già, è di rara politeness. La prima grande fair play. Il primo atto di cavalleria di Pirani. Di partire per primo. Garani sfeccia. Però siamo è già cala. Qui siamo sicuri che sta registrando. 17. Sì. Perfetto. 5:24. È già 17. Come? Sfeccia per una breeding pool, direi. Ah, quindi la fa entrare stappata. Tanto deve chiudere in fretta, mi sa. Ricordiamo che Garani esatto. Ha un infect. Esatto, l'abbiamo detto quindi, 40 volte. Ma nel caso Terra Gerarca passo. Stappo, mantengo e pesco. Attenzione, non ha strana questa decisione di partire con la terra infettante di primo turno per poi non attaccare al secondo turno. Abbiamo uno special guest, lo faccio presente. Sì. Del comitato direzionale. Bene, siamo in grande attesa di capire cosa farà questo stomping ground. Ma niente, è tappata, quindi si stappa. Sì. E si è stappato in effetti. Pescato, stappo, mi hanno detto pesco. Anche pescato. Non l'ho visto mantenere, però. Non c'era niente da mantenere. Ah, ok. Passa. Turno interessante di Pirani. Soprattutto contro un infect. Vabbè, magari ha qualche rimozione, qualcosa. Parla pur qua, sì, che sì, se no non ci sentono.
Garani. Gioca un'altra terra, un che è un Inkmoth, chiaramente. Direi. Meglio. Sì, sì. Molto meglio. Meglio prendere un secchio, sto per vomitare. Non vediamo cosa neanche cosa pescano. E non diremo cosa faranno perché non sappiamo neanche giocare. Quindi. Anima Inkmoth. Animato Inkmoth, questo l'ha fatto. Nella prima main, direi. O forse a sorpresa nella seconda, nella seconda main, no, senza alcun motivo. Vabbè. Tappa. Tappa Breeding Pool per... Per... Mi più sembra... 4, più 4 lì, un 12, più 4, 4, 4, 4, 4, ma in risposta si becca un fulmine. Vediamo se ha uno spell pierce. Attenzione, rullo di tamburi, gerarca, tappa gerarca e... Probabilmente. Ci butta su un altro. Che è un... Gli dà più 2 exproof, direi. Quindi, come noi sfeccia ben sappiamo, per l'effetto... Attenzione, sfeccia. Quindi c'è una pila degli effetti notevole in gioco, mi sembra. Iniziamo già... Abbiamo creatura. Ad andare su un terreno che è proprio... Hai detto, quello è... Ondoso, direi, tanto per... Il primo effetto verde è... Più 4, più 4. Fulmine, in risposta gli fa... Blossoming Defense. E arriva un... Botto. Non sapremo perché si è bloccato. Altro botto da 3, attenzione. Mi dicono che hanno finito il mana, quindi... Salutiamo l'Inkmoth. Hai capito Pirani, eh? Ma perché giocare subito il +4/+4 quando l'altro in risposta poteva appunto fare quel giochino? Attenzione, gliela spacca. Stone Rain dove ha tirato fuori tutto sto mano nel suo turno, perché beh, certo, prima era stappato, adesso Garani quindi si ritrova senza infettanti. E vediamo. Ma sono sicuro facesse parte del suo piano. Foresta. Scusa. Che però non infetta. Gioca un elfo infettante, 1-1 infect. Bene. L'avversario ci pensa, masturba un po' il mano e la mano di mazzo. Adesso io slanderei di nuovo se si riesce. Vediamo. Fa la, la tensione è palpabile, un po' come il naso. Vediamo anche la barba di Pirani, che è bellissima in video. Soffice, sembra soffice. Gli fa vedere il cimitero. La domanda è perché? Non so, probabilmente vorrà capire esattamente cosa fare, magari non si ricorda cos'è, cosa ha ucciso pochi. Ah, Pirani e Kiran che entrano con un due totteri, uno che, uno voglio dire, Pirani è un giocatore di vecchia data, non si può permettere neanche due cazzo di totteri, due pedine. Ah, vabbè, ma è una vergogna. Siamo a Ferrara. Vabbè, perché... gliela regaleremo se vince il torneo. Una però, una pedina sola. Adesso ha ben 3 bloccanti, vediamo. E l'altra è vagamente. Ma non ho detto, ma è lunga. È lunga. È lunga. No, no, beh, tranquilli, abbiamo i totteri. Signori, abbiamo i totteri. Si va a Berlino. Chiudete le valigie. Bene, allora, la tensione è palpabilissima. Sono teso io che non sto giocando. E lui attacca, però voglio dire, ci sono dei paranti. Mi dicono. Para con, credo, entrambi i totteri. E non si capisce perché quando c'è solo un tottero è un dado. Ci sta pensando, vedo che sta riflettendo. Tutti e due. Ah, ok. No, è finita parata così. Parata è finita così, ok. Ed è morto un tottero. Credo di sì. Adesso vedo ben un pallino. Ma la domanda è, l'elfa scintillante quanto è? Un 1-2, perché si è sopravvissuto. No, il tottero che è uno 0. L'esaltato di Gerarca, 2-2. Faremo finta di crederci. Faremo finta di sì. Terle Stracker per Pirani. Ma a quel punto non gli conveniva parlare con tutti e due i totteri e uccidere l'elfa? Ma avrà ben un altro pompante. Lo costringerà a giocarlo. Che andava sprecato. Eh beh, adesso non è che siamo qua. Vabbè, quello loro hanno fatto top 8, noi non l'abbiamo fatta. Quindi quello è un. Chi? Questo. Tarle Stracker. Quindi esatto. Quando entra una. Ah, è quello che entra guarda. Una terra, fa un indizio. Quando, ah, sì, con, sì, sì. Ci ho giocato contro, ho odiato quel mazzo con tutta peschi, la mia. Prende +1/+1. Fa vantaggio carte mostruoso. Mostruoso. Comunque adesso vedo un bel che un problema. C'è. Adesso un bel problema. Ha un'ipoteca sulla vittoria. Sì. Questi termini, ipoteca sulla vittoria. Di nuovo di Garani. 4-4, zitto. Salta un po' il video. Quindi abbiamo qualche problema di... No, ma non importa, tanto non siamo... Si è andato via il tempo. Sì, okay. Ce l'abbiamo. Scegliene uno dei tre, quello che... C'è, para con Tyrell Stracker. Una scelta interessante. Quindi 2-2 contro 3-2, credo.
ecco, mai Crosa Might, forza di qualcosa Crosa, ecco, che lo rende più 2 più 2, quindi 4-4 contro il 3-3, rompe l'indizio, la pesca, mette un più uno sul tireless, che a questo punto sopravvive, no? È un 4-3, quindi in teoria muoiono entrambi, credo, direi. Vuole trascinare all'interno con sé l'elfa scintillante. L'elfa, okay. Anzi, ma si sa che con gli elfi è sempre un casino il sesso, loro. Esatto. Sono gender fluid. Adesso la nuova edizione di D&D quinta edizione, lo diciamo. Sono gender fluid. Non so cosa stiamo aspettando, forse un... Non lo so, stavo riempiendo il tempo dicendo cazzate perché vedo che nessuno fa nulla. Ci vorrebbe Francis che ribalta il tavolo. God damn it! Okay, attenzione, tappa e gli dà un altro più. Become immense, più 7, più 7, più 6, più 6. Vabbè, è un po' un parte che è andato al cesso, però. Abbiamo salutato il Tarles. Ma il Tarles direi che il suo lavoro l'ha fatto. Ma i cosi di Infect dove sono scritti? Per adesso siamo a zero. Per adesso non ne ha presi, credo. Quindi ce ne occuperemo quando sarà troppo tardi. O magari in game 2. Boh, anche. Si cumulano da un game all'altro? No. Peccato. C'è questa regola. Questa cancellazione del danno infettante, bah, tra un turno e l'altro. No, tra un game e l'altro. Ecco, perché sennò il mazzo aveva perso... Fregnacce a pioggia proprio. A noi ci piacciono. Va bene, si vedono i piccoli piedini, vabbè, di una piccola, vediamo, ospite. Vediamo Pirani stavolta cosa combina. Pirani pesca forte, secondo me. Ah, deve tirare una Madonna prima o poi. E in che senso? Grillo, ci spieghi. Una cartaccia proprio di quelle. Ah, io credevo potenti. Proprio una bella bestemmiona di quelle ben assestate. Oh, elfa. Il treccio rosso, vediamo che cosa fa cascata. Non lo vedremo mai perché si è bloccato. Si è bloccato. Terra, terra. Attenzione. Là, appoggiato così. Lì una luna. Vabbè, però lui c'ha Gerarca, c'ha... Sì, ma credo che il problema fossero le terre infettanti, anche se ne è già sbarazzato. Gliene ha già fatte due fuori due. Hai ragione. Vabbè, mi sembra comunque onesta, però, la luna. Almeno gli toglie il mana blu, un mana blu, ecco. Sì, sì, sì. Vabbè. Decisamente. Non so se serva molto, però... Non so neanche cosa sia il mana blu, quindi... Quello con la goccia. Ah, la goccia. Non ho mai giocato il blu, neanche se stavo morendo di morte. Ma scusami, se la bambina è qui di fianco a me, di chi sono i piedini che si vedono? C'è un ritardo così mostruoso sul video. Pirani va per... Andrei per passare, per attaccare. Collina boscosa, credo. Andrei per attaccare con l'elfa? Attenzione, attacca e anche con... con Pia in Kia, in Kira. Che voglio dire, già che ci sono, sta lì mica a grattarsi. 3-2-2-2, quindi prende 5. Così a naso mi sembra che 3-2. Si prostri un po' troppo a un eventuale attacco. C'ha il tottero. C'ha un tottero, ma il tottero, vola. Come dice mia nonna, vola. Attacca sempre con l'elfa. Facevi notare che c'erano dei problemi nella segnazione dei... No, è uno, aveva già parato prima. E adesso ci ha salutato anche questo. Vabbè. Ma io se fossi in Garani sarei stare sudando. Dipende anche quante carte ha Garani in mano. Infatti ma... è un po' problematica la situazione. Lo vedo grigio. Però anche Pirani non è che possa attaccare troppo. Beh, però... A quell'altro basta un turno se ha due carte pompanti. E la domanda è quante carte in mano. Noi in quanto commentatori dovremmo vederlo. Non abbiamo lo screen qua che ci dà le carte. Guarda, te lo dico io, Garani quante carte? Non si può chiedere. Sfascia attenzione, così, sfascia basica, l'unica base. E questo è un problema, cioè sempre relativo perché ha comunque Gerarca, però ha un mana, l'ennesimo mana in meno. Ne ha di carte in mano, ne ha tre almeno. Sì, sì. Tre, dai. Bu del comitato ci dice che ne ha tre. Bu del comitato. Due o tre. Si è pescato tre. Quindi, scusami, c'è un spaccaterra lì in un storin sulla foresta. In realtà è su Pia. No. Di sì, vabbè, ok. Tinge la foresta viene attinta. Vediamo cosa combina. Sono questi soliti americani che sfruttano tutto il terreno. Finché... Non so cosa possa andare a castare. Ah, niente, ha un verde lì che fluttua, attinge, passa la fase e il verde se ne va. Questo per ricordare agli spettatori a casa che comunque le regole le so. Sappiamo qualche regola. Soprattutto, ma questo non ci impedisce di far cazzate e di non essere in top 8. Attenzione, attacca con di Pia. Enkiren per 2. Beh, forse, tuttavia. Onesto. E lui prende. Forse. Sì, probabilmente prende. Ma 10. Pirani in controllo completo, direi.
Garani nel banana più totale. Cosa? Parla piano. Eh no, devono sentirmi. Che è una montagna. Che è una montagna. E attacca. Un attacco di alfa che non fa mai male. Para Pirani che... E lui giustamente la pompa. Può andare incontro a delle +4/+4. Ciao l'elfa. Quella dalle frecce rosse, non quella infettata. Non quella scintillante. Vabbè. Quando l'elfa dalle frecce rosse incontra l'elfa scintillante, che viene pompata. Vabbè, quello. Ah, però attenzione. Però ne ce n'è un'altra. Ah, sono nella manica. Si riproducono dalle potute pareti. Fulminello. Che là, arriva dritto in faccia. Là, e non può neanche rispondere quell'altro. No, perché ha solo del mana rosso in questo momento. La vedo male. Non facciamo pronostici. Direi quasi da. Quasi committed. Attacca per 5, eh. Beh, dai, potrebbe essere peggio. Siamo da G2. Direi che siamo da G2. Come diceva sempre mio nonno. No, non siamo da G2 perché può ancora parlare di Gerarca. Ma se vabbè, con Gerarca, a questo punto andiamo al secondo turno e peschiamo meglio, no? Parlerà con Gerarca per non morire. Ma no, dai. Potrebbe anche pompare. Potrebbe anche dare un destro in faccia. Pare si pompa. Pare si pompa, infatti. Ok, mutagenic su quello che diventa un 2-3. Quindi si becca solo 3 danni. Solo 3 danni. E lei sopravvive. È un morto che cammina sostanzialmente. Ma sì, a noi ci piacciono i Walking Dead. Invece trova la basica che non che gli permetterà, è una foresta. Una foresta, l'ho avuta anch'io. Ma fulmine ma così, arriva la chiudiamo così. In face. No, Spears, ormai ha 27 mana. Boom, G1 per Pirani. Vabbè, la Spell Pierce per sta. Poi non parare. Ma che cosa para? Appunto. Era tappata. Appunto. Quindi tappa per sopravvivere, ma addosso. E lui ha Spell Pierceato, ma poi quell'altro aveva 27 mana da pagare. Ah, perché devi pagare di più? Esa 2, lui ne aveva 6. Quindi l'atto disperato di un uomo alla canna del gas. Sì, tiriamo lo Spell Pierce. Tanto in mano cosa ci sta a fare? Ah, niente. Però okay, poteva fare un finta di questo dobbiamo dirlo a bassa voce. No, dai. Quindi allora, secondo te cosa giocherà? Allora, non si può dire. No, parliamo piano. No, non parlare neanche piano perché ci sentono. Sai che i giocatori sono dei pipistrelli. Dentro... Questo che stiamo indicando e che voi da casa non potete vedere. Questo per evitare le rimozioni, cioè per pescare ogni volta che uno viene targettato, credo. Magari un altro Spell Pierce, forse. Nissa, non ho idea di cosa faccia. No, ma non si dice, cioè di non citarlo. Ma vabbè, ma non siamo all'SCG, dai. Vabbè, però non è molto elegante. Se scusami, il nostro commentatore l'ultima, dice: non si legge la consegna della dissenteria. Ah, ok, ottimo. Consegna della dissenteria. Quella la ordina il medico di solito. Sì. Ok. Qua siamo pieni di rimozioni, metterà dentro una trisfera. Io ho un personale odio non per... possiamo parlare troppo forte perché sennò si sente. Io ho un personale odio per i Kitchen Finks, ve lo dico. Si sente benissimo? Male. Malissimo. Vabbè, questo è fuori discussione. Siamo pagati per quello. A proposito, quanto è che ci pagate? Ma io credo è in buoni dell'Eurospin. In buoni dell'Eurospin. Abbiamo solo grillo. Va bene. Vi cagherò sul computer. Si può dire? Ah no, stava registrando. Fortuna non siamo live. Bene. Non per niente, che poi. Quindi vediamo, sei data. Garani ne sai da dentro 2-3, mi sembra. 4 forse. 5. 1-2-3. Che me ne frega che me ne fotto? Che me ne fotto a me? E vabbè. Ma che ce frega? 1-0 per Pirani. Intanto sta per iniziare, mi dicono qua dalla regia, Italia Liechtenstein, interessantissima, ma tutti sono sintonizzati. Se fossimo live, Sareste tutti sarebbero sintonizzati, tutti su sintonizzati di noi. Invece non invece possiamo dare i risultati che voi ascolterete in differita di Liechtenstein contro Italia, Australia. Liechtenstein, Italia. Esatto. Ok. Italia Liechtenstein. Che è messa come? Leggiamo le formazioni dell'Italia. Vai, leggi le formazioni dell'Italia. Mamma mia. Quagliarella dal primo minuto, mi dicono. Ma se noi facciamo una tipo un coup de théâtre e in game 2 guardiamo un'altra partita. No, guardiamo Italia. Guardiamo un'altra partita. Io vado senza sapere nulla. Io sono meglio di Alberto Rimedio comunque. Non so neanche di cosa tu stia parlando. Ma credo sia quello che commenta. Tu sei meglio di Antinelli.
Tra parentesi, assomiglia a Antinelli. Lo prenderò come complimento perché so di essere un bell'uomo, quindi immagino che Antinelli sia un bell'uomo. Andiamo anche a cercarlo? No. Sì, dai, c'è una marea di anelli, però c'è una... che fa anche rima con Antinelli. Era come Rino Pellino, corrispondente da Berlino. Alessandro Antinelli, per lei. Là. Per bene, servire, andate da casa voi, andate a guardare anche voi Alessandro Antinelli. Agnao. Beh, dai, un bel uomo. Ti assomiglia anche. Dici? Guarda, mi spaccerò per lui. Guardalo. Oh, c'è questo uguale. Sopracciglio. Guarda, so che lui è un po' ricco e tu no. Vabbè. Ricco, tutta poi, la vita. Io sono ricco di amici. Nel mentre, vado, allora, ripetiamo. No, io ripetiamo, andrei quasi quasi intanto. Ricordiamo allora, che a destra c'è Guarani e a sinistra c'è Guarani non esiste. Non esiste. Te lo dico. Guerlandi. Chi c'è a destra? Che grande. Garani. E a sinistra Pirani. C'è un po' troppi anni in questa partita. In effetti, ma è la partita degli anni. Degli anni. Media del gruppo. Andiamo un attimo a riguardare la... Andiamo a riguardare la... La Lega. La Lega. Come è andata la Lega? Allora, la Lega è partita il 15 di gennaio. 15 di gennaio. Quindi sono già un anno che stiamo... Ma se che cosa dici? Quest'anno? Ah, due mesi. Ma secondo te un anno? Quante tappe abbiamo fatto? 27? Magari... una roba internazionale. No, abbiamo fatto 10 tappe ogni martedì praticamente e vi aspettiamo qui con al Free più Soul di 30 persone all'aeroporto di Ferrara totali. Free ogni, Soul, ogni martedì sera Ferrara Magic at Free Soul. Ferrara Magic at Free Soul il martedì sera alle 21:30 e si comincia. E il venerdì per a rotazione Legacy. Ma domandona, in queste 35 persone, per esempio, sì, c'ero anch'io? Io la ritrovo qua, Artioli, la ritrovo. La ritrova a che Anzi, posto? No, non la ritrovo perché è andato oltre il limite della pagina di Excel. Quindi sono in posizione. Io invece mi ritrovo almeno una tipo ventesima posizione. Beh, ventesima è meglio che fuori dalla fuori pagina dalla di Excel. Intanto gli avversari qui stanno mescolando facendo, con tranquillità. Si sta raccontando. Allora, sostanzialmente la Lega è stata dominata da Bianchini, di cui non seguiamo la partita perché che ovviamente vabbè, ci sta. Pirani però con sculando e non poco è arrivato soli due punti. Dopodiché Boschetti Nico che ha inanellato, saltando la prima, tra parentesi, tappa, ha inanellato una serie di risultati. Era impegnato, era figa, me l'hanno detto. Ma sembrerebbe. Sembrerebbe di sì. Sembrerebbe. Poi Pavani che è sempre... Vabbè, Pavani canta le mani dipinte. Presenzialista della top 4. Se giocate contro Pavani, tagliateli il mazzo 10 volte. E anche della top deccata. Sì, la top deccata di Pavani è una roba fuori da... Poi il buon Balboni che... Detto anche Barboni. È là che sta bestemmiando, ma voi non potete vedere. Garani e Pein che non si sa come qualsiasi mazzo tocchi va vince. Bene, vince, è uno schifo. Zitto 4-4. Perfetto. Però mi fanno notare adesso una caratteristica di lista di Balbo, lista di Balboni. Italo Balbo. Bravo, bravo. Salve, dopo lo potremo dopo seguire. Potremmo seguirlo visto a casa che, e rubargliela. La visto lista. Che abbiamo visto la lista, potremmo esatto. Anche seguirlo. Lo seguiamo alla macchina, gli diamo un colpo tra capo e collo. Il nostro problema era quell'altro mazzo. Pava credo se ne sia già accorto. Sì, tra l'altro i nostri... Pava, ti sei accorto che non è quello? Pavani sta sudando anche dalle sopracciglia. Vabbè, quindi sostanzialmente io sanzionerei... i primi otto stanno facendo le finals, quindi tre giri di Svizzera più top 4 per laureare il primo campione della Lega Modern di Ferrara Magic. Chiedi di abbassare un po'. Io sanzionerei... Chiedi di abbassare il volume. Ma tanto non sta casino ogni tanto. Dicevo, i nostri i due avversari qua stanno... Ok. Abbiamo il primo noi. Risultato Vai, no. Di Bianchini contro Pain. Che era mazzo. Bianchini con Bant Eldrazi vince contro Pain con Affinity. Standard. Quindi Bant Eldrazi vince contro Affinity. Esatto, abbiamo tristezza. Il primo... Segnato? Sì, segnato. Bravo, perché non ci capisco un cazzo. Invece i nostri avversari sono ancora lì che se la stanno grattando. Ma cioè, sai, non c'è una tensione del future match questa qua. Sei... Non c'è una sensazione. Non stare in diretta. Non si è sentito. Non c'è il tempo. Questo non mi impedirà di andare. Quando vedrete una mazza che passa davanti alla telecamera e colpisce i due avversari, sono io che mi sono spazientito. Ragazzi, fate meno casino.
detto da me. Bravo, bravo. Ti... Maronna del Carmelo. Eish. Allora, quindi allora in teoria prima ha iniziato Pirani, stavolta no, ha iniziato Garani, che adesso quindi finirà. Inizierà di nuovo Garani probabilmente perché ha perso. È probabile. Giocando tra l'altro se mescono un altro po', secondo me le carte prendono fuoco. Ma quello di Garani si è ormai fissato sul tappetino. Pirani invece decide anche di fare le pilette. Così fa le pilette, ma Sciccheri, sinceramente non stavamo idea. Guardando perché eravamo impegnati a ci legga la formazione dell'Italia. Quagliarella dal primo minuto. Questo è il mio. Ricordiamo abbigliamento Fantozzi. Vado a chiedere. Abbigliamento Fantozzi. E maglietta dell'OG. Mutandoni della nonna. Aperti sul davanti, no, chiusi sul pietosamente. Pietosamente la spilla da vaglia. La spilla da vaglia. E mescola. Sta mescolando. Abbigliamento mescola di Pirani. Una maglietta grigia. Maglietta grigia, ma che fa pandà col pelo. Non ha mollicato, allora non ci siamo persi niente, è solo lento. Ok, ottimo. L'avversario alto. Guardato di Garani. Dicendo non ci sono limiti di tempo. Adesso possiamo pescare 7. Però... attenzione. Finalmente peschiamo 7. Posso bestemmiare durante il commento? No, no. Ok. Qua dobbiamo andare in streaming ovunque. Dal Papa streaming anche. Non è... Saremo in conferenza papale su Telepapa. Sì. Quindi tengono entrambi. Brilli e... pulta patta e via. Pesca. Staffa mantiene pesca. Terra. Fetch. Quella che dice. Bianco, mio... verde. Prateria. Rosso o blu mi piace tu. L'altro gioca una colline, forestina. No, ventose, pianure. Pianure allegate. Un goloso turno 1 e turno 2 di Garani. Beh, abbastanza attendista. Dai, si pesca, si gioca il in terra. Il famoso infect control. Che... all'Artioli. All'Artioli, esatto. Stomping ground, Cinder Blade, non so cosa abbia. Qui stava per fare il panino. Ho visto chiaramente che le carte stavano per essere messe. Bianco verde, direi. Rosso verde, scusa. E adesso dovrà pescare. Direi Cinder. Guarda se ha qualche touch segreta. Poi da due. Questa. Non so cosa faccia. Vogliamo una pescata forte, come potete vedere. Andiamo, amici, non si vede. Qualcuno dica a Giulio di abbassare il volume. Foresta, terra. Niente, tre così. Turni così a giocare delle terre, ci sta. Attenzione, finalmente paga due, censore. No, un agente maligno che viene subito sparato, ma in risposta spelpirsi, stavolta funziona, stavolta funziona. Ah no, non può attingere, è verde, quindi. Vabbè, lo pompa. Blossoming Defense. Ci dicono che potrebbe avere un Nissan Vital Voice of Zendikar che carica piante. Sì, fa piante, ma non ha molto senso questo matchup, secondo me. Attenzione, mentre noi quindi facciamo i cazzi nostri, come se n'è andato a creatore? Sono andati due fulmini. Ah, due fulmini, bene. Arbor Elf. Quando due fulmini incontrano l'agente maligno, l'agente maligno va al cesso. Esatto. Inkmoth Nexus. Appoggiamo lì un Inkmoth. Vediamo. Mescoliamo un po' le carte in mano, che fa sempre bene. E passa. Vabbè. L'altro stappa mantiene pesca. Pesca, masturba un po' le carte in mano. Ma non si può dire. Giochicchia con il suo le carte in mano. Pensa. Cosa fa? Io non penso mai, anche perché c'è quell'inkmot lì che vola. 4-4, zitto. Però come lo pari? Non ha comunque da parare. Punto. Quindi o si tiene libero per open per una qualche rimozione, oppure potrebbe anche fare molte. Appoggia lì una terra, appoggia lì una pia. Che a quel punto no. Oddio, io non gliel'avrei fatto riprendere in mano, però. Anche perché non ha doppio rosso, quindi non poteva giocarlo. Ah, l'ha fatto solo vedere così all'avversario per farlo paura. No, in teoria poteva giocarlo, bastava stappare Cinder Blade di Elfo, forse. Ma ha un'idea migliore. Da tre tappa verdi, e stappa. Cosa ci abbiamo? Trinsfera? Non so. Tappa e ristappa. Tappa. E gioca, infatti, come previsto. Come avevamo detto. Gliela quasi sono fatta bravi, un po' annusare. Quasi bravi, siamo. Potremmo quasi giocare in top 8. Soliti due totteri di prima. Che no. Però abbiamo il doppio tottero, attenzione. Giustamente. Ragazzi, questo mezzo sta salendo veramente di la qualità sta incrementando e adesso anche contemporaneamente. Però adesso anche i paranti per Link Contest. Quindi chi se ne frega. Vabbè, motivo per cui ha salutato il rosso, cioè il rosso sì, è tappato sì, per certo. Sempre. L'avversario.
Inter di... Ma in questo caso, che Limbox Nexus... No, no, è Winspet, Winswet della It, che è il cugino It. È impronunciabile per me. Cosa qualcosa la parlo anche di inglese, ma Foresta Anima? Anima. Comunque anima sapendo si che attacca. Sapendo che si schianterebbe. In teoria c'ha i totteri. In teoria i totteri. Credo, eh. Sì, però sai com'è. Così a caso. No, vabbè, c'ha benedizione dell'apostolo che gli dà protezione, para. Ma non ha colore il tottero, quindi... Cos'è? Vabbè, più due, più due. E sopravvive. Il totero se ne va e intanto gliel'ha tolto, anche perché tolto questo qua se tappi 3 spara e sacrifichi un totero, mi sembra. Vado a memoria. Stappa mantiene pesca. Eh sì, sacrifichi un totero. Un artefattero. Un artefatto, sì, in questo caso. Quindi comunque l'apparecchiamento del tavolo continua a pendere a favore del buon Pirani, che non per niente scura come un dannato. E pam, eccola. Vabbè, però dai, eccola, oggettivamente la mono, hanno un po' rotto il cazzo. Tra parentesi, la no, no, Stone, mono, Stone no, Rain ne ha abbastanza, non è 4 che okay. E l'altra che dicevo che se le vedeva tutte e due in due match. L'avversario, io ho sentito le bestemmie da star qui, me le ha solo pensate. Attacca. No, non attacca, non attacca, forse attacca. Le mette un po' inclinate così non si capisce se sì, attacca o non attacca. Attacco, ma anche no. È come Nanni Moretti nel film. Escono, non attacco esco. Bene, ma non benissimo. Ma secondo voi in guadagna che cosa siamo? Guadagna, no, le no, perde. 18, ok, ci siamo. Su quali basi, Grillo, spiegaci? Che cosa? Ha perso due vite. Ah. Due volte. Stomping ground, due danni. Così ha detto, visto che lui non me li faccio io. Li faccio io, giustamente. Sì, tanto quell'altro infetto. In sfregio. E non ha un piano di riserva tipo quella gente... No. Ah, ok, vabbè. Non abbiamo mica detto cosa sta. Non vediamo le carte. Ma no, ma noi guardiamo, noi commentiamo quello che in mano, quindi non possiamo prevedere nulla. E via. Attacca. Attacca per 3. E via. Sfecciata di Garaninendo. Che ha detto, 3 danni sono pochi, ce ne facciamo 4. Un altro, ok. O forse addirittura la aspetta. Forse sì, forse no. C'è la trinisfera giù, non l'avevo vista. Oh, golosa. Ah, ma lo fa in risposta alla trinisfera? Boh. Qua. Qua l'ho persa. Sono? Qua l'ha persa. Qua l'ho persa. Ah, sì, sì. Ma non l'ha fatta in risposta. Non l'ha fatta in risposta. Però l'ha persa ore fa. Cioè, trinisfera ormai... risolta, secondo me la vedo difficile. Cioè, ha 4 mana, quindi può fare qualcosa. Ma... Spiega anche a chi non capisce il gioco, tipo me. Trinisfera, sì. Tutte le magie che costano meno di 3 costano 3. Quindi, comunque. Qualsiasi cosa lui giochi, deve pagare la 3. Esatto. Quindi, tutti i suoi infettanti, sono tutti in... i suoi. Due carte compare, della side che rispondono, ma avere... non so se le ha messe dentro. Potrebbe avere Arkills, ma non l'avrà messo. Non l'avrà messo, ecco. In frutto. Paga 3. Potrebbe avere il rimbalzino. Guarda, e colpisce la tenisfera. Nature's Claim. Nature's Claim. Ottimo. Tag. Ottimo Garani. Ottimo. Ottimo Garani. Sì, sì, sì. Anche il mono Nature's Claim. Attenzione dalla side. L'ho maledetto prima perché mi sono dovuto riscrivere tutta la side uno per. Però ha un senso, si vede. Si evidentemente vede, sì. Io gli uno per li ho sempre odiati. E continuo, ma... a prenderle. Altri 3, vediamo. Ma ricordati che i punti vita sono una risorsa, la puoi sfruttare finché ne hai. Meno male. Spero che perdiate tutti malissimo dopo aver riso. Attacco di Gerarca. Mi potete campionare la risata di Grillo, che la voglio come suona lì. Eccola, è bellissimo. Mamma mia. Iniziamo ad avere fame. Io lascerei passare, voglio dire, non che vedo cosa, che cosa vuoi passare? La Gerarca. Ah, la Gerarca. Ma sì. Ma sì, tanto. E invece? E invece elfa. No, non è sì, il collare del basilisco. Ma che collare? È un elfa. Come un elfa? Sì, è quello di Modern Masters, lì, Eternal Masters. Allora, io protesto contro l'uso di queste carte. Queste carte che fighette. Ne ha di due tipi, devono essere tutte uguali. Utopia Sprawl su Stomping Ground, probabilmente dirà rosso, visto che ha 4. Ma l'elfa, se è sceso un elfa, scusa, non doveva fare... Sì, cascata su Utopia Sprawl. Ah, ok.
che ha messo sulla Stomping Ground. E poi attacca. Perché... poi attacca per 3, 2, 5, 6, 7, 8 e 9. Oh la Madonna. Mi sembra. Va a 4. Va a 4. E va a 4. Bah, direi collega Grillo che... la vedo male. Potrebbe essere peggio. Potrebbe essere peggio. Vito. Potrebbe piovere. Ma non piove. Dopo due taranti. Lui ci pensa, ma si rende conto che... dalla passata direi la fine che con la manina mi sa che la vedo male. Purtroppo. Pirani. Quindi ci siamo un po' smorzati anche io e te. Ci siamo smorzati perché... rattristati perché ormai... c'è, perché c'è Magni lì che sta ascoltando. Sì, e ci sgrida, ci sgrida. È un lurido. Le collinano gli occhi. Vabbè. Senza alcun motivo champagne apparente. Champagne Pirani proprio. Così. Che non sta ascoltando Magni. Cioè, voglio dire, non è che solo perché uno la gioca in quattro perla deve pescare due volte ogni partita. Vabbè. E invece. Però è Pirani. Là. Io non. Te crei 2-0. Oh, grandissima la legata con cui gli ha stretto la mano.